Buongiorno ragazze, buona domenica. Io sto facendo colazione con la cioccolata calda. Golosona, golosona, golosona. Sono proprio golosona, però mi piace tantissimo. Poi c'è caffè, cioccolato caldo e sì, cioccolato caldo, latte, questo qua. Latte di soia e vabbè, il completo è il cioccolato e il caffè dentro, quindi una botta proprio ti dà tanta carica, ecco, è buonissimo, ragazzi, buonissimo. Sono così felice. Oggi andiamo finalmente a Castellazzara. Mamma mia, sono 15, ma più di 15 giorni che io non vado là. Le ragazze sono andate, io invece domenica scorsa non sono andata perché avevo un appuntamento con la mia amica e tanto c'era la neve, la mia mamma non aveva fatto in tempo a uscire per fare la spesa e quindi andarono così le ragazze a fare una girata e io rimasi qui a Badia. Quindi sono più di 15 giorni che io non vado dalla mia mamma. Va bene, dai, faccio colazione, intanto vi lascio la sigla e ci sentiamo dopo. Un pochino di ciclette stamattina, ragazze, perché ogni tanto fa bene. Una mezz'oretta al giorno la faccio sempre, così resto al Ecco qua ragazzi, allora ciclette, anzi si dice così perché su Instagram mi hanno corretto. Beh, non si dice ciclette, si dice ciclette, ok, ciclette. L'ho fatta mezz'oretta, va bene così per me, perché non devo eccedere, poi ne fa un'altra mezz'oretta stasera, un pochino al giorno, non eccessivamente, perché ho il ginocchio messo veramente male. Il culone ancora pesa, quindi voglio dire un pochino al giorno va benissimo, ragazze. Allora, io ora mi vado a lavare, mi vesto e poi dopo ci trucchiamo insieme, ok? Oddio, ragazze, l'ho messo qui sopra. Spero che sentiate bene perché ho la stufina accesa. E ecco, fa così, va, è meglio così almeno la spengo un attimino. Mi è cascato l'attacca, questo per attaccare l'asciugamani, ora l'allo me lo deve rimettere. Io non, oggi guarda, di tutte mi sono successe. Allora, vi volevo segnalare delle cosine molto molto interessanti per la pelle, a questione di pe sulla questione della pelle di Brochet dell'ultimo periodo che sto usando in questo periodo qui e mi sto trovando veramente bene, ragazze, ma tanto. Tanto bene, troppo chiara questa, ecco, forse così. Che dite, ragazze? Un pochino meglio, un pochino più colori naturali così. Allora, per lavarmi il viso uso questo Pure Camille che è un gel. Questo, aspettate, ve lo faccio vedere. È un gel praticamente che è un gel detergente che va a pulire tutto. Mamma mia, quanto perché non mi vedo bene io con questo. Ok, che è un gel che va a vedere tutte le, cioè che va a togliere tutti i rossori che avete sulla pelle. È un gel che è meraviglioso, ragazze. Poi uso l'acqua micellare. Quest'acqua micellare serve oltre a pulire per bene in profondità, perché si sa, lavandosi il viso non è che vai a levare proprio tutto, 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 qualcosa ti rimane sempre. Allora io dopo essermi lavata il viso, uso questa lozione attivatrice che è al nettare vegetale delle gemme. Allora, praticamente questa che cos'è? Non fa altro che andarvi a... Questa è della nuova linea Anti-Age Global. Non fa altro che andarvi a dare un effetto luminoso alla pelle. Questo qua. Poi passo il mio contorno occhi che è meraviglioso, ragazze! Meraviglioso! La ditta mi ha omaggiato di questi prodottini. Quindi ve li faccio vedere perché se volete entrare in Yves Rocher con me, sapete che riceverete tantissime cose in omaggio e in più avete il diritto di prendere tutti, tutti i prodotti dalla A alla Z.
col 15% di sconto. Quindi che cosa aspettate, ragazze? Io solo questo. In più, se volete, ci potete anche guadagnare facendo sfogliare l'album alla nonna, alla mamma, alla zia, alla cugina, all'amica. Cioè, non è che dovete andare a vendere a porta, ragazze. Io ve lo dico. Cioè, io lo sfoglio insieme alle mie amiche e le mie amiche mi dicono: guarda, Beth, prendimi questo. E io gli do dei campioncini, dico: provalo, prova e lo vedi, ecco. Cioè, queste cosine così, ragazze. In più ci guadagnate anche, volete di più. Allora, io sto usando questo, l'ho usato da... è già una settimana che lo sto adoperando. Vedete la mia, il mio contorno occhi com'è? Guardate quanto è disteso. Ora, a parte le occhiaie e le borse, quelle ci sono, però vi volevo far vedere quanto è disteso il mio contorno occhi. Allora, questo è l'Anti-Age Global, è l'ultima uscita in casa Ivero Shea, questo qui. Oh, me lo metto a fuoco, quando mai, eccolo qua. E l'applicatore, ragazze, guardate quanto è bellino. L'applicatore ha questa pallina in cima che vi fa anche un massaggio fresco, perché l'acciaio rimane, come si dice, rimane freddo, e quindi sulle borse che uno ha vi fa questo massaggino. Allora, altra cosina che adopero tutti i giorni da una settimana a questa parte è la crema Multi Action Sublime, la crema anti-età, sempre dell'Anti-Age Global. Eccola qua, questa cremina qua, che è meravigliosa, ragazze. Ha una consistenza molto, vedete, molto molto corposa così, però si ha il potere di assorbirsi subito, e quindi, ragazze, io mi trovo benissimo. Ora vi passo a far vedere le ultime novità in casa della strega. Allora, innanzitutto andiamoci a tirare indietro le orecchie. Mi metto questa fascia con le orecchie, andiamoci a tirare indietro le orecchie. Oi oi, ragazze, quanto son bischera. Allora, mi vado a tirare indietro i capelli, perché io non ci posso stare, lo sapete, con i capelli davanti agli occhi quando mi trucco. E volevo andare a provare con voi, perché è una novità anche per me, ne parlano tantissimo queste youtuber, è una novità anche per me, solo io ho preso la mini size perché quell'altra costa troppo. È la Pore Primer, è un primer di Benefit che serve praticamente a ridurre i pori che uno ha dilatati, ecco. E quindi far apparire il trucco un pochino più, la pelle più levigata e il trucco più bello. Allora, l'apro insieme a voi perché c'ha sempre l'etichettina, vedete? Ok. Ah, quella gonnellina nera, chicca, prendila te, perché lunga io in quel modo non ci posso stare. Ha il colore tipo il fondotinta. Che gonnellina fai? L'aspetto sembra che sia molto siliconico. Ora, io non ho guardato l'inci, perché lo sapete, a me non mi interessa l'inci delle cose. Se io mi trovo bene, lo prendo, tranne che in Rocher, che sono tutti prodotti 99% vegetali. Quindi, voglio dire, per quelli mi piacciono in quel modo. Però, se una cosa mi trovo bene, anche se non è come si dice, non è non c'è scritto qui nella scatola, forse. Allora, qui ci siamo. Allora, la pelle al tatto mi sembra molto molto liscia, e non lo so, boh, vediamo in serata oddio, mi vengono manco le parole stamattina, va bene, dai. Allora, fondotinta, voglio finire il fondotinta, questo è di Vrochet, l'hanno levato dalla circolazione perché è stato sostituito con il matte, e io, cioè, voglio fare un po' di decluttering, com'è che si dice? L'altra cosina che ho preso è il close up con clear della Nabla, questo qua.
tanto butto via anche la scatolina. Allora, molte persone lo amano e altre lo odiano. Io non lo so perché. Quando l'ho fatto vedere su Instagram, tante ragazze mi hanno detto, ma la Clio ha fatto una, come si dice, una, oddio, perché non mi viene le parole, una recensione non buona di questo prodotto. Vabbè, però Clio avrà fatto una recensione in base alle sue esigenze personali, non tutte le pelli, cioè io non capisco il dover, come si dice, declassare un prodotto buono che il 90% delle youtuber ne parlano bene, e vabbè, c'è anche il 10% che ne parla male perché ha i suoi problemi. Però quello che dico io ora, non so, non mi so spiegare, perché lo sapete che io non sono tanto brava con le parole. Quello che dico io, un prodotto non valido per una pelle può essere valido invece per un'altra. Quindi come si fa a declassare un prodotto dicendo che non è buono? Io posso dire, per la mia pelle non è adatto. Come ci sono dei prodotti, i prodotti di Verrocher sono tutti buoni al 90%, io mi sono trovata bene con quasi tutti i prodotti. C'è però quel 5-10% che io non mi trovo bene. Per esempio, ci sono delle cose sui capelli lisci, dei prodotti che il mio capello viene appesantito da quei prodotti, e quindi non è che non sono buoni, però non sono buoni per il mio tipo di capello. Questo io voglio dire, che non si può declassare un prodotto perché magari sulla tua pelle o sul tuo corpo, sui tuoi capelli non funziona bene, ecco. E vabbè, io non lo so perché non è la prima volta che lo provo con voi, ancora lo scopolino è intonso, quindi vediamo un po'. Io non ho grossi problemi di occhiaie, ho grossi problemi di borse perché avendo ritenzione di liquidi. Comunque vado a mettere un pochino di correttore qui, in modo te tale che mi apri un pochino lo sguardo. Ok, ecco così. Vai. E vediamo un attimino come si comporta durante tutto il giorno, ragazze. Ora io non so perché non ho visto quel video di Clio, quindi non mi sento di giudicare. Io parlo per le cose che mi hanno detto a me su in direct su Instagram, ecco, e quindi io non posso dire la Clio ha detto male, ha detto bene, perché io non ho visto quel video dove parlava di questo correttore, e quindi non posso dirvi. Io poi non sono una grande esperta di queste cose, perché non è che le aziende me le mandano per provare. Qualche azienda mi manda qualche cosina, però il mio è un canale piccolino, quindi lo sapete, è a come si dice, è a gestione familiare come dico io. Allora, non mi sembra male. Ora tutto sta a vedere se secca il contorno occhi, però. Allora, metto la cipria, faccio le sopracciglia e sono da voi. Allora, fatto tutto, contouring, sopracciglia, un pochino più su, un pochino più giù, ma tanto, come dico io, siamo tra di noi, c'è confidenza. Allora, ora vi volevo far vedere la palette, ragazze, la palette, ta-da! Dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun. Che spettacolo, dun dun dun. Quanto è bella, grazie, ragazze. Chi che mi dice, mamma, lo so. Vado a fare una base con questo ombretto qua che si chiama Bare Bear, penso si chiama. Questo qua. Mamma, che bello. Tutto durante la pera è buonissimo. Alla pera? Questo beggiolino che si chiama Secret. Lo uso qua, nella piega dell'occhio. Oh,
meglio conosciuta Catrice, com'è che le chiamano? Vabbè, io lo dico in italiano, più bellino. Alla fine dell'occhio voglio fare un trucco sui toni del marrone, perché a volte si sente dire queste ragazze, voglio un trucco naturale. Il trucco naturale può essere anche, cioè, colori naturali, rosa, celeste, blu, giallo, basta siano colorini, sono tutti colori naturali. Un pochino su toni del marrone, ecco, sul nude, diciamo così. Ecco, no, toni naturali, com'è che si dice? Nude. Sono chiamati così i colori. Eccomi pronta ragazze, eccomi pronta, la mia figliola mi manda un messaggio. Oi, oi, oi. Sì, ce l'ho io, niente, ascolta, ci troviamo un pinetina. Va bene. Babbo! Va! Vi volevo far vedere un pochino l'outfit, ma non si vede, ve lo faccio vedere là dalla mia mamma. Dai ragazze, va bene? Ci sentiamo tra un po'. Eccoci qua. Sono pronta, cappottino messo, eccolo qua. E via. Mi piace questo colore di questo cappotto. È un prugna. Sulle labbra ho messo il rossettino di Giuliana, i lip moss. Lip mousse, come sono chiamati. Mi piacciono proprio tanto. Eccoci ragazzi, allora. Ha fatto un Siamo tra le buche in macchina. che si sono formate. In macchina siamo, si sta andando. Dani è già andata via. Hanno detto così che partivano prima, così almeno gli dava da mangiare la Come bambina. lì l'ha bussato? Beh, qui Indietro. di conseguenza. Mamma, c'è Io non tutto avrei un fatto una traballio cosa di del roba qui. genere. Siamo Massimo arrivati! di quel Ciao lì, di Tate, quelle digli! ninja. Ciao Dice chissà come Tate! sta perché ci ha Ciao! venuto. Vi volevo vedere l'outfit, ve lo fa vedere l'outfit, che è quel vestitino così, quello del battesimo di Emily. Eccolo qui, niente di particolare, questo qua. E, per le scarpine invece mi sono messa ora questi stivalini con le borchiettine, con le, no, catene, come sono chiamate? Catene, sì, catene. Il trucco è questo, alla luce naturale. Lo vedete meglio forse, e mi piace tantissimo questa palette, è meravigliosa, ragazze. Allora, Bastardina, io sei intanto mangio la mia pazza allora. insalatina Io ho mista, fatto un così tostino pure intanto mi a purifico lo custode, sei stomaco, pazza. come dico io. Custode, perché io sono andata Fermo, era via, mina mia. praticamente. Guardate questi Non ci muovi, infami, non. che cosa mangiano! No, oggi ce l'ho anch'io la pasta. Oggi ho la Ma che pasta colpa anch'io col nostra se sugo di mangi carne. triste? No, non mangio triste, io mangio No! salutare. Sei Io mangio ragionevole! salutare. Infatti, ieri sera come mangiamo a salutare e dopo mi vieni ad E affettare ieri il godino? sera, sì, anche la carne c'ho ogni tanto. C'ho Capito? il tacchino, quello che voglio di carne. Sono io che ho deciso di non mangiarla per ora, in questo periodo di detox. Però Perché ho messo ce l'ho qua la sedia anch'io. che ci devo mettere il seggiolone? Vieni, mettila qua la sedia, l'hanno. Qua. Ma quanto Allora, è incastrata. ho capito che è incastrata, ma in due famo per uno. Io lo volevo, ti volevo aiutare. Vieni. Giù, Che in due giù, 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 facce giù, 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 vedo bianca. allora qua, io ora prendo questa seggiolina. Golosa sei. Golosa. Ecco qua, oggi ho le tagliatelle anch'io, con ragù di funghi e di carne. Ecco qua, e loro hanno invece le tagliatelle con il sugo di carne e i tortiglioni per il latte ragù. Eccoci qua. Ora fa tanto bene, abbiamo anche Specialmente a chi ha la l'insalata. colite. No, io ce l'ho la colite, con tutta mista, vedete, buona. Gnammi, gnammi. Guardate quante cosine c'è, le cipolle, le melanzane, questo che cos'è? Cavolo. Che è quello, nonna? Cavolo? Cavolfiore. Cavolfiore, gnammi, gnammi. Io sto mangiando questa, ragazzi. Esce il sole, guarda, ora A chi lo esce il sole. tiravano? A chi lo tiri, Emily? A mamma? Io mi sono fatta la coda, perché Che gli quando si tiravi? mangia, L'arancia, mamma? almeno. Questo?
Uno, due e... A chi lo dica? A mamma? A mamma, attenta, uno, due, tre, via! Via! Ho preso babbo! Ho preso babbo! Questa chi? Facciamo da mamma! Allora, questo è dolcino, oggi lo mangio anch'io un pochino, perché è domenica e oggi un pochino, è domenica e oggi un pochino lo mangio anch'io. Della candelora. Sì, un pochino mangio anch'io, e anche Emily li mangio. Io dico se vuole la mamma con qualcuno. E oggi non è caramellata. Sono anch'io, mangio anch'io. Deve essere di questo valore. Eccoci in macchina, ragazzi, allora noi si sta tornando in là, sono le 6 circa. Ci sentiamo appena arrivate. Eccomi a casa, ragazze. Allora, mangiare ai gattini dato, l'ho sistemati tutte e due. Le belvette, le mie belvette, l'ho sistemate tutte e due. Ora volevo, eccola, non la trovavo. Volevo sistemare un pochino questa borsa, perché ho ripreso questa di borsa, perché io con quell'altra di tracolla così non ci posso stare. Allora, è entrata nel mio team una ragazza che mi segue, sono contentissima di avervi anche qui insieme, di condividere con me, di essere entrati in questa mia, in questo mio team, ecco, diciamo così. E sono proprio contenta, quindi guarda, benvenuta anche a te, vedrai che nel giro di poco quest'estate saremo sexy, sexy. Quest'estate saremo tutte belle, prova costume, faremo, vai, e tutto insieme, dai, vedrai che, cioè, con questo programma si fa veloce a dimagrire. Io mi ci sono imbattuta e sono contentissima, ecco, di essermi imbattuta proprio in questo programma, perché mi sento bene, mi sento più energica, sto dimagrendo, quindi vai, vai, vai. Allora, ragazzi, niente, io ora vado a struccarmi, anche se il trucco devo dire che ha retto, vedete, con questo primer, vabbè, il rossetto c'è restato più poco, però è normale, insomma, ecco, però il trucco ha retto bene, anche in faccia. Va bene, ragazze, dai, ci sentiamo domani con un altro video. Vi mando un bacione.